Com'è andata la fiera quest'anno? Come sta andando? Ma sempre così. Tutto bene, va bene. La fiera è Fano, una bella piazza, la gente risponde bene. No, sempre bene. C'è più gente la mattina o il pomeriggio? Il pomeriggio sera. Che cosa comprano di più? Da me? Gli arancini. Gli arancini sono il prodotto, arancini e cannoli sono quelli che vanno per la maggiore. Da dove venite? Dalla Sicilia? Messina, Messina. Quindi vi trovate bene alla fiera di Fano? Sì, 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 ormai è 20 anni che vengo, certo. Rispetto a Pesaro e Senigallia? Ma sono tre piazze, tutte e tre uguali, buone. Alla fiera non manca mai il folletto. È d'obbligo, il folletto ce l'hanno tutti, per cui dobbiamo andare in servizio. Ce l'hanno tutti e continuano a comprarlo? Certo, perché un prodotto è buono, insomma. La gente lo conosce ed è contenta. Qual è la novità dell'anno? Beh, noi diciamo questa è una cosa, novità qua non ci sono perché è sempre le stesse cose, però il folletto è da 40 anni e la roba è sempre quella, però serve questo. Com'è andata quest'anno? Sì, dai, è un po' caldo, però va bene, dai, ci accontentiamo. Questa bancarella è diventata caratteristica alla Fiera di Fano. Diciamo che siamo abbastanza ricercati, in genere la gente viene per prendere i bomboloni, craffen o frittelle, ciambella, secondo di come li chiamano. Più giovani o anziani? Ma non c'è un target d'età, perché alla fine comprano un po' tutti, a prescindere dal fatto che siano giovani o anziani. Trovate differenza tra la fiera di Pesaro e quella di Senigallia e quella di Fano appunto? No, alla fine diciamo che la clientela è sempre la stessa, più o meno, perché da Pesaro magari vengono qua a Fano o da Senigallia vengono a Fano, viceversa, da Fano vanno a Senigallia o a Pesaro, quindi bene o male la gente è sempre quella lì. Quindi secondo voi dipende dal prodotto la qualità della fiera? Diciamo sì che i banchi fanno la differenza, nel senso che comunque determinati banchi possono avere determinati vantaggi in più. Complessivamente com'è andato il bilancio di questi tre giorni? Bene, a parte il caldo estremo che ci ha messo a dura prova, è andata bene, siamo contenti. Fano è sempre una città che dà molto piacere ai bambini sulle caramelle, croccante, cose varie. Che cosa vendete di più, il croccante? Croccante e pralinato di tutti i gusti, abbiamo del pistacchio, delle noci, arachidi, anacardi, noci e mandorle. Eravate qui anche l'anno scorso o avevate un'altra posizione? Io l'anno scorso sono a Lido, sono spostata, quest'anno sono ritornato qua perché io solito sempre qua. E c'è più gente in Sassonia o a Lido? Io ho preferito qua. Quindi sono andate abbastanza bene le vendite? Sì, rispetto all'anno scorso va bene, però Fiera di Fano non è come prima, ormai è tutto cambiato. Preferisce quella di Pesaro o di Senigallia? Sì. È più perché? Grande. Più grande la fiera. Di solito alla fiera si cercano sempre le novità dell'anno e i banchi come il suo hanno le novità dell'anno. Che cosa avete di caratteristico? Questa è la caratteristica più importante da questa fiera, questo panno. Un panno fantastico e universale. Pulisce tutto. Vetri, acciaio, finestre, box doccia. Di che cosa è fatto? È fatto in fibra di carbonio. Grande novità. Per esempio guardate qui sul panno induzione, per il vetro ceramica, smaltato e fragranita, funziona sempre, di una forma comoda, pratica e veloce. E invece quella spugna magica? La spugna magica pulisce invece l'acciaio, rame, ottone, silver, argento. Pulisce tutti i metalli preziosi. Ci vuole una crema particolare da utilizzare? No, direttamente con la spugna che noi diamo in dotazione va a pulire tutta la superficie, è fantastico. Quante ne vendete? Tantissima, tutti lo conoscono, è un prodotto fantastico che si vende da 30 anni, un prodotto italiano, naturale, ecologico. Quindi siete sempre qui e vi trovate bene? Benissimo, sono diversi anni che veniamo qua alla Fiera di Fano e tutti ci vengono a trovare.